Ciao ragazze, approfittando delle pulizie di primavera vi mostro cosa ho sul mio comò, un comò ereditato dalle mie bisnonne. Mi piace avere in casa anche qualche pezzo un po' antico. Qui c'è un portagioie dell'Attun dove tengo sempre degli orecchini appartenuti alle mie nonne e delle collane più per ricordo che non per utilizzo. Qua invece un vassoietto dove nel caos io riesco a recuperare al mattino i miei orecchini che sono per lo più perle in stile Dior, i tribali di Dior, e qui tutta la mia distesa di profumi. Poi mi farete sapere se vorrete un video approfondito sui profumi del momento. In prima fila Opium e la Panthère di Cartier, i miei preferiti, e per collezione questa boccetta di la Panthère Eau Légère, che è andata purtroppo fuori produzione, un profumo stupendo che cercherò magari su Notino. Qui le mie spille. Qui ho una silhouette in ferro battuto dove ripongo le collane del periodo. Qui c'è la catenina a cuore che mi vedete ultimamente nei video. Qui una candela con i toni che si sposano bene con l'arredamento della mia camera, è buonissima, comprata all'IKEA, un profumo eccezionale e delicato di peonia. Una scatola di La Durée comprata a Lucca in una bellissima giornata e mi è stata regalata perché la tipa disegnata dovrebbe assomigliarmi, va bene. Qui uno specchio sempre appartenuto alle mie nonne in stile anni 20 e questo è un portagioie, qui ripongo gli orecchini più piccoli di Maison du Monde. Sempre una silhouette in velluto nero, qui posiziono proprio le collane protagoniste, quelle che mi piacciono tantissimo, non si è capita la mia passione per le collane. E qui un collo più piccolo dove lascio questo girocollo molto scintillante, molto molto luminoso, comprato in quel di Firenze, è stupendo, su delle maglie nere, questo è eccezionale. Qui ho un'alzatina sempre comprata all'IKEA dove posiziono orecchini un po' più grandi, anelli, mini rossetti e tutti quei prodottini che mi servono quando devo fare un ritocco veloce al make-up prima di scappare in ufficio. E questo è il mio caos sul comò, spero che il video vi sia piaciuto, è un modo diverso anche per conoscermi e stare in mia compagnia. Fatemi sapere se vi interessa il video sui profumi. Noi ci vediamo molto presto, vi auguro una buona giornata, un bacione, ciao!